Daniele Liotti, terzino sinistro della Regina, doppia soddisfazione per te lunedì, compleanno, ma soprattutto l'ufficializzazione del salto in Serie B con la Regina. Sì, diciamo che mi hanno fatto un bel regalo di compleanno e sono contento per la Regina, per la città di Reggio, perché Reggio si merita altre categorie. E quest'anno ha fatto un campionato strepitoso. Guardando il girone d'andata ha battuto tutti i record, poi il girone di ritorno ha avuto qualche difficoltà le prime tre partite, poi si è dimostrata una squadra forte e da mantenere il primato. Sei arrivato in punta di piedi, hai dato il tuo contributo in una partita fondamentale come quella con la Ternana, un gol da Cineteca, raccontaci quella serata. Sono arrivato a gennaio in questa città perché da piccolo, diciamo, in Calabria si sa, la Regina è sempre stata la squadra che è arrivata più in alto e quindi per ogni calabrese è una soddisfazione grande. Poi per quanto riguarda il gol di Terni è stata una notte bellissima perché fare il gol decisivo in una partita così importante per me è stato veramente emozionante. A 26 anni per te la seconda promozione consecutiva in Serie B? Sono molto contento di questo, peccato che non è andata sul campo, ma è sempre una promozione, dispiace, però l'importante è che ora Reggio è in Serie B. Lunedì che giornata è stata? In qualche modo vi aspettavate questa ratifica, diciamo così, della promozione o temevate in qualche modo qualche notizia che vi potesse magari rimettere in piedi per i play-off? È stata una liberazione, no? È stata una liberazione sì, perché sono stati 2 mesi abbastanza lunghi per aspettare questa notizia, anzi 3 mesi. E alla fine è arrivata e siamo contenti, ora bisogna pensare al futuro, e stare bene tutti e aspettiamo. Lunedì come l'hai vissuta insieme ai tuoi compagni, con la festa, con i tifosi, cosa avete fatto insomma? Lunedì è stato una giornata bellissima perché la gente non vedeva l'ora di festeggiare, purtroppo non si è festeggiato nel migliore dei modi perché purtroppo con questo Covid ci sono stati un po' di problemi, quindi però nonostante tutto la città di Reggio si è fatta vedere ed era felice di questa promozione. Quanti sono stati importanti queste settimane, questi mesi per te a Reggio? Sono stati fondamentali anche perché sono arrivato a gennaio e non conoscevo nessuno personalmente come giocatori e poi per fortuna ho conosciuto dei bravissimi ragazzi, sono entrato subito nel gruppo e mi ha fatto piacere questo. La tua è una famiglia di calcio, tuo padre e tuo fratello, cosa ti ha detto tuo papà lunedì? Per mio padre è una soddisfazione bellissima perché lui è sempre stato un tifoso della Regina fin dai tempi della Serie A e quindi per lui quando a gennaio mi ha chiamato la Regina lui è rimasto veramente contento di avere questa possibilità di giocare nella Regina. Liotti adesso? Futuro? Ho un contratto con la Regina, poi vediamo il da fare. Quindi spero di rimanere qui a Reggio.